Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge di riordino dei consorzi di bonifica. La maggioranza supera l'ostacolo, incassando il voto a favore di due consiglieri di minoranza. Arrestato dai carabinieri di Catanzaro un uomo originario della provincia di Vibo che ad una festa di compleanno avrebbe abusato di una sedicenne. Operazione dei NAS nella piana di Gioia Tauro, indagati medici e un farmacista per falso in atto pubblico. Sono giunti stamattina nell'Università della Calabria per seguire un ciclo di lezioni di italiano 120 medici cubani che andranno a lavorare negli ospedali calabresi. 20 tra ambulanze e automediche in arrivo dalla Lombardia in attesa dell'espletamento della gara d'appalto verranno utilizzate al 118 e sostituiranno i mezzi obsoleti in uso all'emergenza urgenza. Il porto dei Laghi di Sibari intitolato a Iole Santelli, la prima presidente donna della Regione Calabria. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG. Dunque, il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la legge di riordino dei consorzi di bonifica. La maggioranza così supera l'ostacolo incassando il voto a favore anche di due consiglieri della minoranza. È una riforma che è andata anche oltre la sua ratio per il significato politico che ha assunto, ma alla fine è arrivata un'approvazione ottenuta anche attraverso due voti di esponenti di opposizione. La proposta sul riordino dei consorzi di bonifica è diventata così legge al termine di un consiglio regionale abbastanza lungo e in grado di animare una forte discussione prima, durante e dopo la seduta. D'ora in poi dunque gli enti consortili calabresi saranno governati da un unico ente. Aveva fatto molto discutere la fiducia posta sul provvedimento da parte del presidente Occhiuto, che però nel corso dell'assise aveva deciso di ritirarla auspicando una larga maggioranza. E sono stati 21 i voti favorevoli ottenuti. È una riforma importante perché intanto era necessario intervenire perché ormai lo stato dei consorzi era completamente al collasso, non era più possibile neanche per la Regione Calabria intervenire, neanche per sostenere i consorzi per il pagamento degli stipendi arretrati dei dipendenti, per cui era necessario e indispensabile procedere in questo modo. Aderirsi al provvedimento sono stati tutti i consiglieri di maggioranza e due della minoranza, ovvero Francesco Afflitto del Movimento 5 Stelle e Ferdinando Laghi De Magistris presidente, che ha dichiarato di aver votato favorevolmente solo dopo il ritiro della fiducia, quindi avendo valutato esclusivamente la proposta nel merito. Contrario invece il Partito Democratico. Il Partito Democratico non ha votato questa riforma perché non è stato coinvolto all'interno del dibattito. Si parla da diversi anni di questa riforma. Come Partito Democratico avevamo anche portato una proposta di legge che anche su alcuni punti coincideva con quella che era la riforma, che è stata la riforma portata oggi in aula dal presidente Occhiuto. E allora noi quello che diciamo è che sarebbe sicuramente stato opportuno coinvolgere non solo il Partito Democratico, ma tutta l'opposizione e tutti i portatori di interessi. La cronaca adesso: i carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliari un uomo originario della provincia di Vibo Valentia con l'accusa di violenza sessuale su una ragazza di 16 anni. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Catanzaro su richiesta della procura del capoluogo calabrese. Secondo quanto ricostruito dai militari, durante una festa di compleanno in una località della fascia ionica del catanzarese, l'uomo, approfittando delle condizioni di inferiorità della vittima, determinata anche dall'uso di alcol, condizione da lui stesso procurata, avrebbe costretto la minore a subire molestie e atti sessuali contro la sua volontà. Dopo la denuncia della madre della ragazza, le indagini hanno consentito di ricostruire attraverso i racconti della vittima e la raccolta di accurate testimonianze la dinamica degli eventi. Ricette per medicinali mai dispensati ai pazienti, denunciati 6 medici e un farmacista nel Regino. Una truffa simile a quella avvenuta qualche tempo fa in un'altra zona della Calabria. Ancora la sanità, ma questa volta non si parla di medici ospedali, ma di una truffa legata ai farmaci. Siamo nella piana di Gioia Tauro, qui diversi medici di famiglia avrebbero prodotto ricette per medicinale, in realtà mai dispensati a pazienti che di fatto erano ignari di tutto, ma per i quali comunque veniva illecitamente richiesto il rimborso al Sistema Sanitario Nazionale. L'intervento dei carabinieri del NAS di Reggio Calabria ha messo fine a questa attività, notificando un avviso di conclusione indagini nei confronti di un farmacista della società di cui è legale rappresentante e di 6 medici di medicina generale. L'accusa parla a vario titolo di truffa in concorso, falso ideologico e gestione non autorizzata di rifiuti.
Secondo quanto ricostruito alle indagini, i medici di famiglia prescrivevano farmaci a pazienti, molti anziani con gravi patologie, che hanno poi dichiarato agli inquirenti di non aver mai assunto i farmaci prescritti né di essersi recati nella farmacia in questione. L'ipotesi quindi è quella relativa a false prescrizioni per ottenere il rimborso al Servizio Sanitario Nazionale. Oltre alla truffa, anche un danno ambientale. I militari infatti hanno sequestrato oltre 2.500 confezioni di farmaci in corso di validità, la maggior parte dei quali destinati alla cura delle patologie da contagio Covid-19, trovati abbandonati sul greto del torrente ad Archi di Reggio Calabria e di cui circa la metà riconducibili all'attività posta in essere dagli indagati. La farmacia in questione è stata posta sotto sequestro. Arrivati in Calabria altri 120 medici cubani che andranno a lavorare negli ospedali calabresi ad accoglierli questa mattina all'Unica, il presidente Occhiuto e il rettore. Sono arrivati all'Unical questa mattina altri 120 medici provenienti da Cuba e il secondo contingente di specialisti chiamati alla regione Calabria per rafforzare i presidi ospedalieri e territoriali. 46 di loro rimarranno nell'area nord della Calabria, distribuiti tra gli ospedali Spoc di Corigliano, Rossano, Trebisaccia, Castrovillari, Acri, Praia Mare, Cariati, Paola, Cetraro e San Giovanni in Fiore. Gli altri supporteranno le attività degli altri ospedali calabresi come Lamezia, Crotone, Polistena. I medici cubani sono stati accolti nella sede della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dal presidente Occhiuto e dal rettore Leone. All'inizio fui criticato per questa iniziativa, oggi tutti vorrebbero ripeterla, non solo in Calabria ma anche nelle altre regioni. All'epoca sostenni che questi medici non avrebbero rubato alcun posto di lavoro a medici italiani, infatti nell'ultimo anno e mezzo abbiamo assunto in Calabria 2.500 unità di personale. Purtroppo su alcune specializzazioni abbiamo difficoltà in Calabria come nel resto d'Italia e questi medici sono medici specializzati in emergenza urgenza, in ortopedia, in cardiologia, in quelle specializzazioni dove per tutte le regioni è difficile trovare medici, per cui ci daranno un grande aiuto. All'Unical i medici cubani seguiranno un corso intensivo di lingua italiana, indispensabile per poter comunicare efficacemente con i pazienti quando prenderanno servizio negli ospedali calabresi. Sono lieto di darvi il benvenuto nella nostra università. L'università in questi giorni è chiusa e quindi l'università è vostra, l'abbiamo aperta per voi, per consentirvi di seguire questo corso. Io sono davvero lieto del vostro arrivo in Calabria, ho molto apprezzato la volontà di partecipare a una missione per venire in aiuto, diciamo, della nostra sanità. Siamo felici di stare qui, è la prima volta per noi in Italia. Penso che è una esperienza meravigliosa. Vediamo adesso nella grafica che mandiamo in onda dove andranno appunto a lavorare i medici cubani. Vedete all'ASP di Cosenza 42, ASP di Catanzaro 22, ASP di Crotone 17, 17 anche l'azienda ospedaliera di Cosenza, ASP di Vibo 9, 6 all'ASP di Reggio Calabria, 5 al GOM di Reggio e 2 alla Dulbecco di Catanzaro. E come dicevamo, i medici hanno iniziato proprio le lezioni di italiano all'Università della Calabria. L'iter è ormai consolidato. Come accaduto per i primi 50 arrivati a fine dicembre, anche i 120 medici cubani arrivati nelle ultime ore sono approdati all'Università della Calabria per iniziare subito un corso intensivo di lingua italiana. Il primo ostacolo è proprio questo, una volta superato ci si sposterà subito negli ospedali calabresi e lì inizierà un percorso nuovo a supporto di un comparto, quello della sanità calabrese, bisognoso di personale, ma lo spirito di questi medici è proprio quello legato alla cooperazione. Stiamo facendo il corso di italiano intensivo perché è la prima volta che molto di noi arrivano a Italia. E questa lingua è un po' difficile per noi. È importante cooperare e penso che l'università vi abbia accolti bene, vi ha mandato anche la colazione questa notte quando siete arrivati. Il gruppo che vi ha preceduto, perché sono arrivati già altri medici cubani, vi hanno detto se sono soddisfatti, contenti di questa collaborazione? Sì, io penso che la collaborazione... oggi la collaborazione è molto molto importante
Perché la sanità alla Regione Calabria è un po' in crisi. Ma non so, siamo arrivati per lavorare, per aiutare al popolo calabrese, ma insieme con i medici calabresi. Questo è molto, molto importante. Lavoreremo insieme. E ancora la sanità, 20 tra ambulanze e automediche in arrivo dalla Lombardia in attesa dell'espletamento delle gare d'appalto. Verranno utilizzate dal 118 e sostituiranno i mezzi obsoleti in uso all'emergenza urgenza. Quante volte abbiamo documentato la vetustà dei mezzi di soccorso in dotazione al servizio di emergenza urgenza calabrese? Ambulanze con oltre 500.000 km e con oltre 8 anni di vita, un numero spesso insufficiente di mezzi di soccorso e per di più in condizioni critiche. Ebbene, adesso arriveranno in Calabria altre 10 automediche e 10 ambulanze. A dire il vero non sono nuove, si tratta di mezzi usati e questo è il contenuto della convenzione tra l'ASP di Cosenza, delegata da Azienda Zero, e l'AREO, ossia l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia. Una spesa complessiva di circa 558.000 euro, considerata però vantaggiosa, visto il basso chilometraggio dei mezzi che arriveranno dalla Lombardia, che cede le ambulanze a 40.000 euro ciascuna rispetto ad un prezzo di mercato di circa 100.000 euro. Un'operazione portata a termine per tamponare le criticità che si registrano soprattutto nei mesi estivi, quando aumentano le richieste di soccorso e i mezzi a disposizione sono pochi e in condizioni pessime. Il tutto in attesa di acquistare mezzi nuovi a chilometri zero. È necessario infatti sostituire la quasi totalità dei mezzi di soccorso a disposizione, ma le procedure di acquisizione, fanno sapere dall'ASP, richiedono tempistiche incompatibili con l'attuale stato della rete degli automezzi in circolazione. E intanto, per rafforzare la rete dell'emergenza urgenza, si implementa anche il personale. Si attinge dalle graduatorie del GOM per avere rinforzi al 118 con 115 infermieri, 130 autisti e 80 medici. Questi sono i numeri che rispondono ad un'esigenza forte e avvertita che riguarda il settore più delicato della sanità calabrese, l'emergenza urgenza, che aspetta da anni un robusto intervento. Portiamo pagina, ci spostiamo adesso al porto dei laghi di Sibari, che è stato intitolato a Iole Santelli, la prima presidente donna della Regione Calabria. All'onorevole Iole Santelli intitolato il porto turistico dei laghi di Sibari. La scelta è stata dettata dalla consapevolezza che il nome di Iole Santelli rievoca valori universali di forza, impegno, libertà, dignità e legalità che l'amministrazione comunale intende promuovere e valorizzare, così il sindaco Giovanni Papasso. È grato il mio comune, è grato il popolo di Cassano Ionio, perché dopo tantissimi anni, insabbiamenti eccetera, tutte le negatività che conosciamo, finalmente possiamo mettere la parola fine a questo calvario dello Stombe. Il suo ricordo non verrà mai meno. Dopo la cittadella che è stata intitolata a lei, c'è questo porto che intitoliamo a lei. Lo facciamo con grande convinzione, ma soprattutto con tanto, tanto, tanto amore. Io credo che questa sia non solo una delle mete turistiche più belle del sud, ma abbia un accesso veramente spettacolare per coloro i quali vogliono sognare di navigare, quindi è stato un regalo meraviglioso. Sua sorella era molto amante del mare, quindi un bellissimo sogno navigare ancora. Assolutamente sì, era amante del mare, ma era anche amante di queste zone che considerava importantissime sia a livello culturale e strategiche a livello turistico. Nel corso del suo mandato l'onorevole Santelli ha rivolto grande attenzione nei confronti della Sibaritide del comune di Cassano allo Ionio, tra gli impegni assunti quello di addivenire ad una definitiva soluzione della problematica dell'ostruzione della foce del canale degli Stombi, via d'accesso al centro nautico di eccellenza dei laghi di Sibari, mantenuto che si è concretizzato nella concessione del finanziamento di circa 10 milioni di euro, confermato anche dall'attuale presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto. Il futuro dei laghi di Sibari, per ritornare agli antichi splendori quando era la piccola Venezia del Sud? Sì, ci sono stati molti interventi in questa direzione, altri abbiamo in animo di farne, perché questa zona della Calabria può diventare davvero un motore di sviluppo per l'intera regione, a cominciare
dalle bellezze naturali che ci sono in questa zona e che devono diventare un attrattore economico di sviluppo. C'è stata una ripresa nella cura e nella, anche nella programmazione qui sul posto. Certamente è un centro nautico che deve avere un porto adeguato, che deve avere un canale che possa essere fruibile per 12 mesi all'anno, per cui chiaramente questa opera è nevralgica per il futuro della Laghi di Sibari. San Demetrio Corona invece prepara il Festival della Canzone Arbrescia. Dal 10 al 12 agosto a San Demetrio Corona, capitale dell'Arberia, si terrà la 41esima edizione del Festival della Canzone Arbrescia. 20 canzoni da 5 regioni Arbrescia, una formula europea, autorità estere presenti nei 3 giorni del festival, giornalisti delle principali testate balcaniche, gruppi di danza internazionali. La presentazione dell'evento presso la Sala Verde della cittadella regionale Iole Santelli. Tutte le canzoni saranno cantate con suonate con l'orchestra, ma un altro grande risultato che ha raggiunto il festival è il numero dei partecipanti. Quest'anno per la prima volta abbiamo 20 canzoni. Il festival è nato nel 1980 dalla felice intuizione dell'avvocato Giuseppe D'Amico, che lo ideò per apportare nuova linfa alla lingua arbrescia. Nelle precedenti 40 edizioni ha prodotto più di 600 canzoni inedite provenienti da autori italiani ed esteri. La musica è il mezzo con cui trasmettere, insomma, questa lingua. Il giorno 12 sul palco del festival ci sarà la finale di questa competizione canora. Il Festival di Sanremo, il Festival della Canzone Italiana, ma che potrebbe, ecco, inserire all'interno anche gruppi cantautori dell'Arberia, proprio perché noi riteniamo l'Arberia il più grande patrimonio culturale e storico della Calabria. 20 le canzoni in gara, rigorosamente inedite in lingua arbrescia, rese ancora più belle dall'accompagnamento musicale di un'orchestra sinfonica di 28 elementi. E domani primo appuntamento del Terra Nova Blues Festival. Siamo con Giulio Pignataro, direttore artistico del Terranova Blues Festival 2023, che è giunto alla quarta edizione. Tanta soddisfazione. Siamo alla quarta edizione, tantissimi gruppi che fin dalla prima edizione hanno calcato il palcoscenico di Piazza Vittorio Emanuele III o Piazza Castello, e gruppi che poi sono collegati alla nostra rete blues, che è il South Italy Blues Connection di Casacava di Matera e poi il Bitondo Blues Festival nella città dei festival della Puglia Bitondo, nonché anche il Tropea Blues Festival di Tropea, Altomonte Blues Festival, quindi una rete insieme al Terranova Blues che animano l'estate, in questo caso terranovese. Verrà una blues band nazionale, si chiama Walking Tree, e Beppe Giograni, che per giunta è anche il direttore artistico del Bitondo Blues. Abbiamo addirittura fatto una cosa diversissima, abbiamo coinvolto i ristoratori del posto che faranno i piatti della tradizione, esempio a Terranova Sibia c'è il piatto tipico che è un piatto blues, in questo caso è il lagne, ceci e finocchietto selvatico del territorio. C'erano dei premiati perché abbiamo fatto le sezioni della musica, integrazione, il progetto Erasmus, quindi ragazzi da ogni parte del mondo che sono a Terranova, il centro anziani che si occupa della socialità poi sul posto, oltre 600 tesserati e tanta musica blues. Abbiamo dedicato quest'anno a B.B. King, l'artista Luciano Villani ha voluto fortemente fare un omaggio al blues a Terranova Sibari con l'immagine di B.B. King e il castello medievale di Terranova Sibari. Vi invitiamo a venire sabato 5 agosto, ore 21:30, tanto blues, tanta musica, arte e i monumenti aperti di Terranova Sibari. E adesso vediamo quale sarà il tempo previsto nel weekend. Ci colleghiamo come sempre con i nostri esperti dell'Università della Calabria. Soprattutto nella giornata di domani bisogna fare un po' di attenzione, perché sappiamo che c'è una circolazione depressionaria
che già oggi sta interessando l'Italia centro-settentrionale, e tra questa notte e sabato mattina raggiungerà la nostra regione, con eventi anche intensi, con maggiore probabilità, possiamo mandare già la figura 1 probabilmente, con maggiore probabilità sulla fascia tirrenica centro-settentrionale, come vedete in particolare dall'immagine a sinistra, e le problematiche riguarderanno soprattutto il sabato mattina. Infatti la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla su tutta la regione per domani. Domenica il tempo sarà in miglioramento, ma residue piogge e cielo ancora percorso da nubi. Con l'arrivo della perturbazione avremo un calo consistente delle temperature minime, che in montagna, in Sila in particolare, si aggireranno intorno ai 10 gradi, anche un po' meno, mentre le temperature massime superano i 30 gradi. Qui possiamo andare con la figura 2 e 3, le temperature massime supereranno i 30 gradi solo sulle coste ioniche, che saranno quelle meno interessate dal maltempo. In particolare tra stanotte e domattina fare attenzione anche alla presenza di venti forti. Passata questa perturbazione si ritornerà ben presto con condizioni meteo più adeguate alla stagione estiva, e la proiezione per la settimana prossima, anche per Ferragosto, è di tempo in miglioramento, con un caldo che riprenderà a farsi sentire, però non sarà feroce come quello che abbiamo vissuto nelle settimane precedenti, quindi la proiezione è positiva. Mi lascio adesso alla consueta rubrica dedicata agli appuntamenti estivi. Grazie come sempre per l'attenzione e buon proseguimento.